Secondo te è giusto dare un ultimatum ad una ragazza che non riesce a capire se è interessata o meno? Come sempre, ragazzi, vi ricordo che se voleste una consulenza privata con me potete scrivermi su Instagram. Sì, in linea di massima, puoi sia palesarlo, quindi scriverlo, sia farlo capire senza dirlo. Io propenderei più per il secondo, perché se vai a dirlo, vai a concretizzare in un certo senso che la cosa ti dispiace, perché lo fai presente in maniera forte, schiacciante, vuoi che il messaggio le arrivi. Se dopo un po' ti rifiuta l'appuntamento, l'uscita o non ti risponde, puoi anche decidere di non scriverle più e far morire naturalmente la cosa, la chat. Di sicuro lei non se la prenderà se tu sparisci, perché è stata la prima a sparire. Quindi ci sta, posso capire il fastidio di dover ricorrere a questo. O addirittura di imporsi di scriverle: guarda che se non mi dai più retta, io ciao ciao, chiudo baracca e burattini e chi si è visto si è visto. Però talvolta è l'unica cosa che puoi fare, perché alcune ragazze, per motivi vari, che probabilmente dipendono da te, altre volte da lei, decidono di non scriverti più perché non sei più interessante per loro, oppure sei parso interessante all'inizio e adesso non lo sei più perché ti sei rovinato nel cammino, o lei ha trovato un altro, o è tornato l'ex, insomma, mille problemi. Ma cerca di non arrenderti al primo rifiuto o al primo segnale di chissà cosa sta pensando, perché è interessata o non è interessata. Spesso non sei tu stato abbastanza capace di percepire i segnali di interesse che lei ti manda, che sono microscopici, sono rari, durano frazioni di secondo. Magari è un sottotesto particolare che lei fa capire sperando e pensando che tu ci arrivi, ma tu non ci arrivi. Quindi alle volte all'inizio non è disinteresse, sei tu che non riesci a percepirlo. Quindi cerca di fare molta pratica e non buttare tutte le ortiche subito perché non ti stendi i cartelloni fuori. Probabilmente ha bisogno di tempo per ingranare, quindi dalle un po' di tempo. Però in linea teorica sono abbastanza d'accordo nell'ultimatum, perché non hai vite e vite a disposizione, non hai tempo da perdere con una che palesemente non si è capito cosa vuole, e anche il essere indecisa, il no, non lo so, che non è un no, anche se è mascherato da no, comunque ti fa perdere tempo e dici: ascolta, io deciditi, perché loro sicuramente hanno già deciso o non vogliono decidere, perché comunque no, se non sono abbastanza convinte da dire sì, vuol dire che sono convinte da dirti no. Questo è quanto, vi ricordo come sempre che se voleste una consulenza privata con me potete scrivermi su Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.